Ladies and gentlemen, the President of the United States. Nell'anno 330 d.C., in una splendida mattina di maggio, una grande processione percorre la via principale di un'antica città. Davanti a tutti c'è l'imperatore romano Costantino il Grande e al suo seguito alcuni preti, sia pagani che cristiani, che portano un'incredibile collezione di reliquie. Ci sono 12 ceste piene di briciole, i resti del miracolo dei pani e dei pesci, c'è la scure usata da Noè per costruire l'arca e ci sono altri oggetti portati in segreto da Roma dallo stesso imperatore. Nel momento esatto stabilito dagli astrologi, le reliquie vengono seppellite ai piedi di un'immensa colonna. L'imperatore battezza la città Costantinopoli, proclamandola la capitale del suo nuovo grande impero. Doveva essere il centro del mondo cristiano, la sede del governo di Cristo in terra. L'oro, le pietre preziose la renderanno la città più ricca e famosa della terra, l'occhio del mondo. Il cuore di un impero che durerà più di 1000 anni. Mi trovo su un'altura che domina il Corno d'Oro ad Istanbul, in Turchia. Sono sulla sponda europea della città, laggiù c'è l'Asia. 800 anni fa, da qui fino al mare, si ergeva il più famoso palazzo del mondo. La sua bellezza e la sua ricchezza sono state invidiate da tutti i popoli, dall'Islanda alla Cina. Come dicevano i bizantini, solo gli angeli del paradiso conoscono la data della fine di questa città radiosa, la capitale dell'impero di Bisanzio, che loro chiamano Costantinopoli. Nel tardo Medioevo, tuttavia, negli ultimi 2 secoli dell'impero bizantino, dopo che i crociati avevano saccheggiato la città e gli eserciti dei sultani turchi l'avevano stretta d'assedio, non si doveva essere un angelo per capire che la sua fine era molto vicina. Il vacillante impero di Bisanzio si stava preparando ad affrontare il suo destino. Gli imperatori trasferirono la loro residenza qui a Vlachanai, proprio sulle mura della città. Da qui potevano avvistare e difendersi dai loro nemici, i turchi e gli occidentali. Qui si ergeva una chiesa ed una delle più sinistre prigioni esistenti, dove è stata giustiziata una mezza dozzina di imperatori in seguito a terrificanti faide familiari. Questo è il grande monastero di San Salvatore in Cora, San Salvatore fuori le mura. All'interno, la lunga teoria di mosaici rappresenta la vita di Gesù Cristo e della Vergine. Nell'ultimo secolo dell'Impero Bizantino, le icone più preziose della città furono conservate in questa chiesa, in attesa di essere esibite attorno alle mura in tempo di assedio. San Salvatore in Cora, che è stato l'ultimo capolavoro bizantino, racchiude dei preziosissimi gioielli. All'interno di queste piccole chiese, molte persone trovavano la loro personale risposta ai dilemmi più terribili con cui ogni cultura prima o poi si deve confrontare: la minaccia di distruzione o la morte di una nazione. Qui è conservata la corona imperiale assieme alle immagini sacre.
si dice che la notte prima della caduta della città in mano turca, che avvenne il 28 maggio 1453, mentre l'imperatore Costantino Paleologo era intento a pregare, la Vergine Maria scese dal paradiso per chiedergli di renderle la corona, in segno che Dio non avrebbe più protetto la sua città. Sopra la porta, raffigurata in oro splendente, un'immagine del più grande mecenate della Chiesa, Teodoro Metochita, primo ministro e gran logoteta. Guardatelo con il turbante e il caffettano. La rappresentazione del gentiluomo orientale. Teodoro e i bizantini, però, sono i discendenti di una popolazione antica che affonda le sue radici nel mondo greco e romano. Già ai suoi giorni, intorno al 1320, Teodoro era arrivato alla conclusione che l'antico splendore di Bisanzio si fosse quasi completamente consumato. L'unica cosa che si poteva fare era attendere in preghiera e resistere in silenzio. La sua chiesa è ricca di elementi che conducono ad una riflessione sull'eternità. Gli artisti di Teodoro hanno prodotto una delle più raffinate immagini bizantine. Si tratta forse di uno dei dipinti più belli esistenti. Dico ciò in quanto nell'affresco è raffigurata l'umanità e il valore dell'umanità. In che cosa consiste? Al centro c'è Cristo in una veste candida. Attraversa vittorioso le porte spalancate dell'inferno, afferra le mani di Adamo ed Eva, ovvero di tutti noi, e li solleva dal sepolcro. L'elemento centrale sono le mani, osservatele. Le mani racchiudono in sé l'urgenza dell'atto, le mani che vogliono che avvenga la risurrezione, non dagli imperi terreni, ma dagli stessi valori del genere umano. Saranno quegli ideali a guidare l'impero bizantino negli ultimi anni della sua esistenza. L'idea che come il regno dei cieli, anche quello di Bisanzio, non era un regno di questo mondo. L'idea che il mondo come aveva avuto inizio avrebbe avuto inevitabilmente una fine. Così l'imperatore, trasferita la sua residenza sulle mura e portate con sé le più antiche icone della sua fede, sapeva che doveva morire e che così doveva essere. Molti bizantini credevano che se un nemico fosse riuscito a penetrare in queste vaste e antiche mura che cingevano la città, le statue degli imperatori del passato si sarebbero animate per scacciarlo. Per loro Costantinopoli era una città sacra e inviolabile, posta al centro del mondo. Nonostante ciò, anche loro videro le armate turche avvicinarsi e la loro antica città cadere in rovina. Intorno al 1400, molte delle più brillanti menti di Bisanzio abbandonano la città che si sta sgretolando e sta sprofondando in un periodo di oscurità per trasferirsi in una nuova città posta sulle pendici di un monte nel sud della Grecia. Una vivace cittadina non lontana dalle rovine dell'antica Sparta, una città chiamata Mistra. Un regno in miniatura, governato dal fratello dell'imperatore, Teodoro, e dalla regina Cleope, sua moglie, di origine italiana. Un luogo in cui ebrei, greci, bizantini e latini convivono pacificamente. Mistra era una piccola e graziosa città con un atteggiamento aperto e solidale verso gli altri, una vera città democratica. Camminando su queste strade avresti incontrato una svariata tipologia di persone, avresti visto mercanti italiani, avresti incontrato la bella regina Cleope mentre passeggiava tra i fiori, avresti forse incontrato l'ex imperatore Giovanni giunto qui per far visita alla sua famiglia o, dopo essere diventato monaco, l'avresti sentito sussurrare preghiere nelle chiese della città. Ma il fulcro della vita di Mistra è un maestro carismatico di Costantinopoli, seguace di Platone, l'antico filosofo greco, il cui nome è Pletone.
tempo Platone è un filosofo molto discusso. Il suo vero nome è Giorgio Gemisto. Platone è solo uno pseudonimo che in greco significa pieno, esattamente come Gemisto. L'assonanza del nome da lui scelto con Platone non è casuale. Infatti anche lui, come l'antico filosofo greco, sogna una repubblica ideale governata da re filosofi che possa fare degli elleni un popolo prospero ed armonioso. Platone critica il monoteismo cristiano e musulmano, predica il ritorno all'antico credo ellenico, dichiarando che Maometto e Cristo saranno dimenticati e la verità vera splenderà su tutte le terre del mondo. Ma queste idee non hanno cittadinanza in patria, dal momento che la legge bizantina prevede per tutti quei cristiani che ritornano al pensiero pagano niente meno che la pena di morte. Nel 1438 Platone arriva in Italia e inizia a diffondere le sue idee in tutta la penisola. A Mistrà rimane solo un piccolo gruppo di iniziati. Questa è la residenza di un importante nobile bizantino. Non è rimasto molto del giardino, solo qualche pianta erbacea e dei ciuffi di spinaci. Platone deve aver vissuto in una casa come questa. La sua struttura corrisponde al modo in cui i filosofi di allora concepivano la società. Sopra c'era la famiglia nobile, sotto i servi e gli animali. Una terza classe sarebbe stata quella dei mercanti. Per loro si sarebbero costruite case più piccole. Questa qui invece è grandiosa. Osservate il focolare, ha una grande canna fumaria che sale fino oltre il soffitto di legno e il tetto era rivestito di tegole, proprio come un camino moderno con una cappa che scendeva frontalmente. In questi due fori erano inseriti i bastoni che sostenevano la catena che pendeva fin qua giù. A questa era agganciata un pentolone sotto il quale venivano poste due grandi pietre. Si cuoceva tutto qui dentro. Se volevano arrostire qualcosa, lo facevano fare al fornaio locale. Tutte le altre attività della casa avvenivano in una sola grande stanza. Ora dovete immaginare che qui c'erano dei cubicoli chiusi da tende, il lavabo e letti. La vita di queste case era semplice, sebbene qui dentro vi abitassero personalità importanti. Platone andava molto fiero della sua casa. Disse che persino la regina Cleope avrebbe vissuto in una casa come la sua, di certo dopo aver abbandonato le abitudini molli e decadenti degli italiani. Cosa faceva Platone seduto qui, immerso nella luce serale, mentre spaziava con lo sguardo sulla valle di Sparta? Scriveva lettere al duca, ad esempio. Platone era molto preoccupato della situazione di Bisanzio. Pensava che il mondo dovesse essere rinnovato e venne fuori con idee ispirate all'antica Grecia. Alcune sue idee erano davvero terribili, pur avendo un carattere magnetico. La gente lo amava, tutti amavano sentirlo parlare, ma nessuno ascoltò una parola di ciò che disse. Nel XIII secolo, un popolo di pastori nomadi turchi chiamati ottomani muovono le tende e cavalcano verso le regioni dell'Asia centrale. Due secoli dopo, gli eserciti islamici dei turchi ottomani, comandati dai membri di quella stessa dinastia, avrebbero conquistato gran parte del territorio bizantino e dell'Europa sud-orientale. Il centro di questo impero turco in espansione è una città ai confini della moderna Grecia e Turchia, la città di Edirne, la capitale dei sultani turchi. E in quei giorni Edirne era una frenetica città in cui si respirava un'atmosfera cosmopolita con grandi moschee, ospedali, sale per concerti, botteghe e gran bazar. Questa è una delle scuole di Edirne. Ai tempi del sultano Mehmet ce n'erano moltissime di scuole come queste che formavano un'università attorno alla corte. C'erano maestri italiani che insegnavano ai figli del sultano a parlare greco. I nobili bizantini portavano qui i propri figli per garantire loro una buona cultura.
Plutone giunse qui quando era ancora giovane e incontrò gli adoratori del fuoco persiani da cui apprese tutto su quella religione. Ed è sempre qui che lesse per la prima volta le opere degli antichi filosofi greci come Aristotele. Questa società ricca e potente era più che un avversario per il vecchio impero di Bisanzio. L'antica città di Costantinopoli viene dunque assorbita da questo giovane impero multinazionale. Ma sarà proprio la posizione strategica di Costantinopoli, al centro delle rotte commerciali e lungo le linee di rifornimento degli eserciti turchi, a causare la fine dell'impero di Bisanzio. Nel 1438 l'imperatore Giovanni VIII parte da Costantinopoli per compiere il suo ultimo tentativo di richiesta di aiuto all'Occidente contro l'espansionismo turco. Dopo 77 giorni trascorsi in mare, il convoglio imperiale approda nel porto di Venezia. L'Occidente avrebbe garantito il suo appoggio militare a Costantinopoli solo se fosse avvenuta una riunificazione tra la Chiesa bizantina e la Chiesa di Roma. La Chiesa d'Oriente e quella d'Occidente, quella greca e quella latina, si erano separate 6 secoli prima. L'imperatore Giovanni porta con sé nel suo viaggio non i suoi generali e ammiragli, ma teologi e vescovi. In tutto salpano 700 persone, i dotti e le migliori menti di Bisanzio. Tra questi vi è anche Plutone, che è giunto appositamente dalla greca Mistra assieme a molti suoi allievi. La cosa straordinaria di questa grande delegazione era il fatto che era composta da vescovi e preti provenienti da tutte le città dell'Antico Oriente, le città di Alessandro il Grande, le città delle 7 meraviglie del mondo. Tutte queste città avevano inviato i propri rappresentanti per questo straordinario consesso. Ormai il vecchio mondo incontrava il nuovo mondo. Nell'Italia del Nord, però, dilaga la peste. 2 vescovi bizantini muoiono durante le prime 2 settimane di trattative. L'imperatore e il suo seguito, per evitare il flagello, scendono verso la pianura del centro Italia attraversando le montagne. Ed è proprio qui, a Firenze, che suggellano la riunificazione con l'Occidente, del cui aiuto Costantinopoli ha così tanto bisogno. L'evento è stato immortalato in questi affreschi dipinti in una sala del Palazzo della Famiglia dei Medici, la ricca famiglia di banchieri che si fece mecenate di questo concilio delle chiese. Ecco Giovanni VIII, Giovanni Paleologo da Mistra, imperatore di Costantinopoli, che venne in Occidente per cercare supporto contro i turchi. Quando giunse qui, era insignito della porpora imperiale da 12 anni. I fiorentini, seguaci della moda del tempo, rimasero affascinati alla sua vista. Non avevano mai visto turbanti come quelli o corone come quelle che indossava lui. I gioiellieri, i tessitori e gli artisti fiorentini ne rimasero molto colpiti. Quest'uomo, con i suoi abiti, le sue maniere, avrebbe influenzato la moda di questa città per quasi un secolo. Alla gente non piaceva però lui come persona. Pensavano che i greci fossero arroganti e sarcastici, che si divertissero alle spalle dei fiorentini, quasi degli ignoranti. In realtà avevano di fronte l'uomo greco che regnava in forza del diritto divino dei re. In Occidente questo concetto aveva perso di rilevanza. L'Occidente aveva ridimensionato la figura dell'imperatore, aveva cominciato ad eleggere gli imperatori che dovevano essere confermati dai papi. Il potere nelle mani dell'imperatore si stava riducendo sempre di più e l'imperatore non era altro che il vertice di una vasta piramide di potere. A Bisanzio, invece, il potere era solo nelle mani di quest'uomo. In Occidente,
Vedete qui Cosimo e tutti i membri della famiglia dei Medici che passeggiano nella campagna sul loro cavallo. La situazione è diametralmente opposta. Qui abbiamo un banchiere, un politico, un uomo d'affari. Possiamo a buon diritto affermare che l'Occidente era completamente diverso. La disputa tra Oriente e Occidente verte proprio intorno al loro diverso concetto di potere, il concetto di potere e di priorità tra i signori della terra e quelli del cielo. La maggior parte dei bizantini considera ignominioso solamente il fatto di litigare e discutere su Dio, la cui maestà e dignità trascendono la mente umana. Pensano che i sapienti prelati romani con cui hanno a che fare in quei giorni non siano altro che degli impertinenti e degli immaturi. Dopo un anno di recriminazioni e dibattiti, l'imperatore Giovanni, ancora alla disperata ricerca di aiuti militari, ordina alla sua delegazione di arrivare ad una rapida riconciliazione cedendo le proprie posizioni. Il 6 giugno 1439, nella cattedrale di Firenze, sotto la grande cupola da poco terminata, viene sancita la grande unione tra le due chiese, tra il Papa di Roma e il suo clero e l'imperatore di Bisanzio e tutti i greci che quel giorno decisero di assistere a quell'evento. Il vero movimento a Firenze non è però dentro la sua cattedrale, ma per le strade della città. Sono arrivati i bizantini. Costoro non erano i vecchi insegnanti pagati dalle ricche famiglie fiorentine per l'educazione dei propri figli, ma erano le menti più brillanti di Bisanzio, che a quanto pare stavano portando qui la saggezza del vecchio mondo. Ora, un saggio tra questi saggi greci era Platone. In pratica era stato maestro dell'intera delegazione greca. Veniva da Mistra, era molto anziano, aveva 80 anni ed aveva un forte carisma. Le lezioni che tenne qui riscossero un incredibile successo. A Costantinopoli l'unione è sancita con Roma, causa però dei tumulti. I preti italiani sono insultati nelle chiese della città e l'Europa occidentale non si decide a inviare gli aiuti militari. L'imperatore Giovanni morirà qualche anno dopo. Verrà sepolto qui, nel monastero di Cristo Pantocrator, Cristo Signore, creatore dell'universo. Nello stesso monastero in cui il teologo Gennadio aveva predicato che l'unione con Roma avrebbe portato l'ira di Dio su Bisanzio. Nel frattempo, a Edirne, il giovane e appena eletto sultano turco Mehmet sale al trono dell'impero ottomano. A Costantinopoli, il nuovo imperatore Costantino, fratello di Giovanni, scopre di avere un pericoloso nonché impaziente vicino di casa. Nel 1452 muore a Mistra Giorgio Gemisto, detto Platone, che aveva trascorso i suoi ultimi anni a scrivere il Trattato delle Leggi, un'opera che però venne distrutta su istigazione di un teologo, un ortodosso aristotelico di nome Gennadio Scolaris, da sempre nemico di Platone. Il 15 aprile di quello stesso anno nasce in Italia uno dei più grandi geni dell'umanità, Leonardo da Vinci. Sempre ad aprile di quell'anno, alla corte del sultano Mehmet II si scatena una feroce disputa. Gli ambasciatori bizantini si lamentano del fatto che il principe sta costruendo un immenso castello proprio in prossimità di Costantinopoli. È il primo passo del sultano per l'attacco alla città. A Costantinopoli il nuovo imperatore Costantino XI compose con riluttanza la sua risposta
È chiaro, scrisse al sultano, che voi desideriate più la guerra che la pace. Dunque sia compiuto il vostro desiderio, che vengano sciolti tutti gli obblighi e i patti che ci legano. Chiudendo le porte della mia città, vi dico che difenderò il mio popolo fino all'ultimo sangue. Vennero chiuse le moschee di Bisanzio. Le truppe turche che stavano girando per la città furono buttate fuori dalle sue porte. Bisanzio era in guerra. Mehmet rimase colpito dalle parole di Costantino. Dopotutto, gli ottomani e i bizantini erano vissuti fianco a fianco per un lungo periodo. Avevano combattuto guerre come alleati. Anche Mehmet, tuttavia, era un uomo molto determinato. State ad ascoltare la sua risposta. Se non sarò io a prendere la vostra città, scrive a Costantino, sarà la vostra città a prendere me. Se tuttavia riconoscerete la sconfitta, vi cederò Mistrae e tutta la sua provincia, e sarà sancita la nostra amicizia. Se opporrete resistenza al mio ingresso, truciderò voi e tutti i vostri nobili. Farò strage di tutti gli abitanti. Ciò che voglio è solo la città. La risposta di Costantino fu breve. Potrete avere tutto quello che desiderate da me, fuorché la mia città. Non la abbandonerò, né la farò evacuare. Potrete avere tutto, ma non la città, anche a costo di morire. La sera del 28, il sultano Mehmet si rivolse ai suoi eserciti radunati fuori le mura della città con queste parole: vi darò la capitale degli antichi romani, l'apice della gloria e del potere, il centro del mondo. Saranno vostri gli uomini, le donne e i bambini della città, l'oro e l'argento, la seta e le pelli preziose. Tutto ciò che voglio io sono i suoi edifici e le mura. È la tipica offerta fatta da un comandante medievale alle sue truppe prima dell'assalto finale. E tutti manifestarono a gran voce il proprio sì. Esiste un solo Dio, dissero, e Mehmet è il suo profeta. Ai confini dell'impero, sulle alte montagne della Romania settentrionale, artisti bizantini hanno dipinto in preziosi affreschi la caduta di Costantinopoli. Ecco l'esercito turco in attesa che Mehmet ordini l'assalto finale alla città. I cannoni giganti come draghi si dice siano stati portati da Edirne per polverizzare le vaste e antiche mura della città. La flotta di navi turche, disposta lungo il Corno d'Oro, costringe le più deboli truppe bizantine a combattere contemporaneamente su due fronti. Sulle mura della città, i suoi cittadini trasportano in processione l'icona santa della Vergine, lo scudo sacro della città, proprio come avevano fatto i loro antenati più di 1000 anni prima. Tutti i punti deboli delle antiche mura vengono rafforzati dalle preghiere dei sacerdoti, delle donne e dei bambini. Ecco l'imperatore che ordina che vengano riparate le mura con pietre e massi, e l'imperatrice con le sue dame. Qui però l'artista ha compiuto un errore. Non esiste una regina. Costantino XI, Costantino di Mistra, è vedovo e non ha figli. L'ultimo imperatore non ha eredi. Il giorno prima della conquista di Costantinopoli, sopra la città si stende un sinistro silenzio. Mehmet ha ordinato alle sue truppe di riposarsi per un intero giorno prima dell'assalto decisivo. Dà tempo all'imperatore, a quello che è rimasto del suo esercito e ai nobili della città di entrare un'ultima volta nella grande chiesa, dove, dopo la riconciliazione avvenuta a Firenze, greci e latini celebrano insieme un'ultima messa. L'imperatore, salito sull'altare, riceve l'estrema unzione. Torna quindi nel suo palazzo, dove fa un discorso ai suoi comandanti. Questo discorso possiamo a buon ragione considerarlo l'ultimo discorso del mondo antico.
li esorta a non aver paura dei turchi quando avrebbero attaccato. I loro antenati, gli antichi romani, disse, sebbene terrorizzati, non erano fuggiti quando Annibale partì all'attacco con gli elefanti, perché loro erano uomini, persone con una volontà e un'intelligenza e non piegati ai desideri animali. E lui ed i suoi comandanti avevano dalla loro parte una mente, una volontà, un Dio e la loro fede. Quella fiducia nella mente dell'uomo che affondava le sue radici nella Grecia e nella Roma antica avrebbe alimentato il mondo moderno. Costantino XI tornò con i suoi uomini verso le mura della sua città ed è lì che trovò la morte il sovrano di Roma, il re della cristianità, l'imperatore di Bisanzio. Come sia avvenuta realmente la sua morte rimane ancora un mistero. Alcuni storici turchi raccontano solo che l'imperatore fu molto coraggioso. Costantino morì difendendo le porte della città. La città è stata presa, pare abbia gridato, e io sono ancora vivo. Quel che avvenne dopo essersi lanciato in battaglia ha del leggendario. L'uomo uccide 10 pascià e 60 soldati armati di lancia, e alla fine il povero Costantino, disarcionato dal suo cavallo, ha solo il tempo di rivolgersi a Dio, creatore dell'universo, prima che i turchi lo decapitino e la sua testa venga conficcata su un palo. Cavalcando sulle strade di Costantinopoli, il giorno seguente la sua conquista, il sultano Mehmet trova interi quartieri della città sacra distrutti e abbandonati. Vede baracche e cimiteri costruiti tra le rovine dei leggendari palazzi. Rimane tuttavia impressionato dalla chiesa imperiale di Santa Sofia e fa di questo edificio venerabile la sede di preghiera al suo Dio. La chiesa di Santa Sofia, la chiesa della Divina Saggezza, viene convertita nella moschea di Hagia Sofia, la moschea della Divina Saggezza. Le immagini dell'antica Bisanzio risplendevano nell'estremo lembo dell'Asia da migliaia di anni. Ora nuovi fantasmi, nuove leggende e nuovi popoli avrebbero trovato dimora tra le sue favolose mura. La leggenda racconta che Mehmet, entrato sul suo destriero nella chiesa di Santa Sofia, infilò le dita in questa colonna magica e fece ruotare la chiesa in direzione della Mecca prima della chiamata alla preghiera. La storia racconta che il sultano ordinò la demolizione della tomba di Costantino il Grande, il fondatore di Bisanzio, oltre che la distruzione delle cappelle funebri degli antichi imperatori. E al suo posto fece erigere questa grande moschea funeraria per Mehmet il Conquistatore. Mehmet, che è comunque un uomo sensibile e capace di sentimenti umani, vuole sapere tutto su questa antica città in rovina e sui suoi risoluti abitanti. Il più eminente cittadino di Bisanzio uscito illeso dall'attacco è Gennadio, il teologo. Mehmet venne a fargli visita qui dentro, nel monastero di Cristo Pantocrator. Chi sono gli abitanti di questa antica e cadente città? Gli chiede il sultano. E qual è esattamente la loro fede? Come la maggior parte degli abitanti di questa tenace città, si crede che Gennadio abbia risposto solo per se stesso. Non puoi chiamarmi greco, disse, perché non credo nella stessa religione in cui credevano quegli antichi pagani. Potresti chiamarmi bizantino, perché sono nato in questa città.
ma preferirei essere definito semplicemente un cristiano. Sembra che abbia aggiunto di reputarsi un membro esclusivo, una luce guida della società che altro non è che il regno di Dio sulla terra. Mehmet, soddisfatto delle risposte del giovane, regala alla chiesa un sacco d'oro e altri doni e nomina Gennadio capo e rappresentante di tutta la chiesa ortodossa. Quell'accordo sarebbe durato per 4 secoli. La chiesa di Gennadio subì la stessa sorte del suo amato monastero. Divenne una madrassa, una scuola coranica. Un certo Zerik divenne un famoso predicatore di questa città. Ora, quando Mehmet entrò per la prima volta in quella chiesa, i suoi occhi attenti notarono il grande leone dei sarcofagi di pietra lungo questa navata laterale. Erano le tombe, i sarcofagi degli ultimi imperatori di Bisanzio. Giovanni di Firenze fu sepolto qui, con suo fratello, le regine. Tutte queste cose se le portò nel suo nuovo palazzo nella città. Prese anche una lastra di pietra e la pose laggiù dove c'è quello scavo. Per secoli i pellegrini hanno creduto che fosse proprio la pietra su cui era stato adagiato il corpo di Gesù Cristo dopo la crocifissione. Dicevano che si riuscivano ancora a vedere su di esso le lacrime di Maria luccicanti come perle. Nei secoli la scuola di Zerik si trasformò in una moschea. Il quartiere divenne piuttosto povero. La moschea dovette vendere le sue grandiose candide colonne che vennero sostituite da questi blocchi di pietra. Ed il meraviglioso dossale, il dossale dell'altare i cui pannelli dorati si trovano ora sull'altare maggiore della Basilica di San Marco a Venezia, venne trasformato in questo manbar, il pulpito su cui si legge il Corano. Non è rimasto molto, vero? Ma c'è ancora qualcosa qui sotto, sotto il tappeto, sotto l'antico pavimento di legno. Vedrete un reperto della Bisanzio imperiale. Esistono ancora alcuni discendenti dei bizantini. Una comunità in estinzione nel cuore di una delle più grandi città del mondo moderno. Il loro culto, celebrato nell'unica antica chiesa ancora esistente, è difeso dagli antichi sultani attraverso la proclamazione dei loro nomi affissi alle pareti. La loro chiesa è sopravvissuta a scismi e alla povertà. Per un certo periodo la profonda sfiducia nei confronti della Chiesa di Roma li ha avvicinati al calvinismo. Qui invece, nella loro città santa, celebrano ancora il loro culto. La città è anche disseminata di miriadi di monasteri, di chiese, pallide ombre dell'antico impero di Bisanzio. La maggior parte delle chiese di Costantinopoli, però, vengono presto convertite in moschee.
Questa piccola moschea era un tempo una cappella dell'antico palazzo di Bisanzio. Circondate da terre di loro proprietà, queste chiese convertite vengono trasformate in fondazioni benefiche, centri religiosi e finanziari alle porte della città, i cui proventi hanno permesso la diffusione dell'islamismo a Costantinopoli. Sotto il dominio turco, Costantinopoli diviene una ricca e fiorente città e di nuovo il centro di un potente impero, proprio come lo era stato 1000 anni prima. Poco prima della conquista di Costantinopoli, un giovane vescovo di nome Bessarione, l'allievo più brillante di Platone, era tornato in Italia dove, a Roma, era stato eletto cardinale. Alcuni storici vedono il suo ritratto nel tragico personaggio con la barba intento a discutere con i suoi amici italiani, eleganti giovani del Rinascimento, ritratti da Piero della Francesca. Qui a Roma, Bessarione fa quello che i bizantini hanno fatto per secoli a Costantinopoli: costruisce una villa nei pressi delle mura della città. Questa è una delle prime ville del mondo moderno. Un monumento dell'antica Bisanzio. Bessarione dedica tutta la sua vita a tener viva la memoria di Bisanzio e fonda un'accademia di dotti. Credo che Bessarione decise di portare la sua accademia qui durante l'estate. Era costituita da un gruppo di uomini di cultura, alcuni erano bizantini in esilio, molti erano europei, ma l'obiettivo di tutti era quello di mantenere viva il più a lungo possibile l'identità di Bisanzio. Tra questi vi erano poeti, artisti, scrittori, traduttori. Non deve essere stato difficile trovare gente per questo progetto moderno e innovativo. Platone aveva fatto conoscere all'Occidente il filosofo Platone. Il Rinascimento era agli albori e questo è un edificio del primo Rinascimento. Alcuni anni dopo, questo sarebbe stato uno dei luoghi intellettualmente più vivaci del pianeta. Possiamo immaginare che forse proprio qui, un giorno d'estate del 1452, Bessarione si sedette a scrivere una lettera indirizzata a Mistra, una lettera di condoglianze ai figli di Platone. Il vecchio filosofo muore nel tiepido giugno di quell'anno. Bessarione nella lettera aveva scritto che Platone era stato per lui maestro, padre e amico. È una delle ultime autentiche lettere del mondo antico. In seguito, Bisanzio si sarebbe vista solo nelle biblioteche e nei musei. Bessarione ha perpetuato il suo ricordo. Ha raccolto l'aria pura di Mistra, gli ideali di Costantinopoli, lo slancio della saggezza antica per creare un bellissimo e unico ritratto di quell'impero assai complicato. Bessarione è stato l'uomo che ha prodotto, preservato le idee e le immagini di Bisanzio e che ha lasciato la più ricca biblioteca bizantina del mondo. Una collezione di quei frammenti sono ancora conservati nelle grandi biblioteche occidentali. Quell'uomo è stato il bizantino per eccellenza, che ha aiutato moltissimi suoi concittadini in esilio. Aiutò persino numerosi rifugiati di tutta l'Europa a trovare un lavoro. Questo manoscritto greco dell'Iliade di Omero è stato prodotto da un profugo di Mistra. E nella prima pagina di questo meraviglioso volume vi è rappresentato Omero che indossa un cappello bizantino. L'Occidente viene investito per la prima volta da questa ondata di saggezza proveniente da Bisanzio. Omero, il diritto romano e una miriade di altri testi.
non ha mai visto nulla di equiparabile all'Accademia di Bessarione. Parte del mondo moderno, la sua scienza e la sua cultura hanno origine proprio da questi esuli bizantini. Platone e Bessarione sono stati i primi a diffondere in Occidente il pensiero filosofico di Platone, di cui il mondo moderno è pregno. Bessarione racconta ad un occidentale di un antico testo che avrebbe suggerito a Colombo di raggiungere le Indie orientali navigando verso ovest. Dai bizantini abbiamo ereditato anche qualcosa di più profondo e fondamentale, una visione dell'ordine universale che è arrivato a noi attraverso Bisanzio, Roma, la Grecia, la Bibbia e l'Antico Oriente. La prima battaglia di Costantinopoli per il suo impero è datata 29 maggio 1453 ed è una di quelle vicende gloriose ricordate con orgoglio sia da vincitori che da vinti. Per questo, dopo più di 5 secoli e mezzo, ancora oggi il martedì è considerato in tutto il mondo greco il giorno più sfortunato della settimana. Per questo sulla bandiera turca la luna è disegnata non crescente ma calante, per ricordare che era l'ultimo quarto quando Costantinopoli cadde. Per questo le mura sopravvissute a quella battaglia sono oggi il monumento più glorioso e tragico della città. Storie di uomini e di imperi leggendari. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Atlantide. Atlantide.